sono qui con Bruno di Casta Diva Shop e parliamo di borse, lo vedete, e dopo di occhiali. Allora, intanto ciao Bruno, grazie di essere qua con noi. Ciao. Allora, cosa abbiamo alle nostre spalle? Alle nostre spalle abbiamo una collezione di borse vintage con più o meno anni naturalmente di vita, però tutte cose molto importanti, firme prestigiose che vanno da Vuitton, Chanel, Hermès, Roberta di Camerino e quant'altro. Infatti vedevo, e sono nella teca perché sono i pezzi particolari, ma questi pezzi sono una collezione tipo mostra espositiva, oppure se uno vuole li può anche acquistare? No, se uno vuole li può anche acquistare, anche se a volte a malincuore vendiamo dei pezzi che sono importanti, sono rari e difficili da ritrovare. Ecco, questa è la domanda. Parlavo prima con la tua compagna, sì, credo, e mi dice il difficile non è venderli, è trovarli. Il venderli ve lo dico subito perché sono due persone, lo vedrete, che mettono l'anima e la passione in quello che vendono, nel loro store, perché è una passione, altrimenti non lo facevi. Ma trovarli come fate? E trovarle bisogna crearsi dei contatti maggiori possibili e quindi trovare i privati che vogliono vendere cose che hanno, oppure a volte si possono anche trovare giacenze su vecchi negozi, quindi stock di magazzino di cose belle che non sono più vendibili per i commercianti e che quindi poi noi riproponiamo, perché vintage vuol dire comunque anche dare una seconda vita a tutti i capi, a tutti gli accessori che vanno mediamente dagli anni 40 agli anni 90, inizio anni 90. Ragazzi, dagli anni 40, ma per esempio se le condizioni, ora parliamo di una borsa, queste sono, ragazzi, sembrano uscite veramente dal negozio, se le condizioni non sono proprio ottime fai un piccolo, chiamiamolo restaurino, oppure siccome il vintage deve essere puro così com'è? Sì, si possono anche restaurare, però sarebbe importante logicamente portarle alla casa madre per poter fare un restauro a regola d'arte, come andrebbe fatto. Sì, è bellissimo perché io, lo sapete, vengo dal mondo del custom e dei motori, sto parlando di borse che hanno valore, quindi di accessori importanti, e però il meccanismo è lo stesso. Quando si parla di una certa fascia nel mondo, io dico dell'arte, perché poi una bella macchina, una bella borsa, un bel paio d'occhiali, si parla di oggetti d'arte, cioè di design. È ovvio che dovete andare alla casa madre, dove ci sarà in catalogo o il pezzo di ricambio, o nel caso della borsa ci sarà il modo di risistemarla e quindi torna originale. Per spiegare un piccolo aneddoto su una borsa molto importante, quella che avete visto adesso, che è una Tot di Hermès in coccodrillo degli anni, siamo fine anni 50 e inizio anni 60, in questo caso ho avuto la fortuna di trovarla a un mercatino delle Pulci, che vi prego di non girare voi, perché li giro io, devo trovare io i pezzi importanti, anche se sono sempre più rari e più difficili da trovare. E questa è una borsa di Hermès, una Tot degli anni, inizio anni 60, in coccodrillo di primissima qualità naturalmente, borsa che all'epoca valeva già parecchi soldini, perché si parlava già di qualche milioncino di lire all'inizio degli anni 60. Ci sono gli artigiani della casa madre che lavorano solo ed espressamente su quegli articoli là, quindi questo è molto importante.
Ragazzi, ho fatto un giro e poche ore che sono qui già ho capito il meccanismo. Bruno, se perdo lavoro vengo a lavorare da te. D'accordo, okay, sei il benvenuto. L'hai detto. Parola mia. Passiamo agli occhiali? Passiamo agli occhiali. Allora, siamo nel lato occhiali. Io ho una passione per gli occhiali. Non li porto quasi mai perché li perdo. Io, cioè, li perdo sempre. Avrò io comprato... sempre, 24 ore al giorno. Allora, io fortunatamente ho sempre detto che ho 11 undicesimi. Ultimamente invece mi fanno notare che sto crescendo di età. Effettivamente non ci vedo più da vicino. Quindi dovrò passare all'occhiale. Però tutti quelli che portavo un po' per fare il figo, i Ray-Ban, no? Erano quelli dei miei anni, andavano i Ray-Ban. Poi Polis, però dopo Top Gun ci fu, ti ricordi? No? L'ho persi tutti, e tra l'altro in una delle tue teche ho visto un modello di Ray-Ban che fra l'altro non sono nemmeno carissimi, che sono bellissimi, dopo ci andiamo perché certo. Mi piace l'occhiale piccolo. Allora, siamo tutti spostati ovviamente per farvi un pochettino vedere, ora poi andiamo nel dettaglio. Ora Bruno, mi devi dire una particolarità tra tutti questi occhiali vintage che c'hai, uno che racconti una storia. Sì. Guarda, possiamo prendere ad esempio questo. Rosa, ragazzi. Questo rosa. E questo è un Lozza 5 Look del 1982. Praticamente questo è l'occhiale che alla nascita di Mediaset, Mediaset aveva, si era fatta fare dalla Lozza, chiamandolo 5 come il pupazzo 5, ed era uno dei primi gadget fatto da Mediaset. Questi sono pezzi da collezione, perché poi arrivano direttamente da giacenze di negozio, quindi sono intonsi con il loro marchio Mediaset e sono pezzi ormai introvabili. Questa non la sapevo nemmeno io, ragazzi, è fantastico. Ve lo ricordate? Prima di One c'era Five, era proprio i tempi di Mike Bongiorno. Bravissimo. Che faceva. Cioè era veramente... ma questi erano occhiali, ora probabilmente hanno un valore anche storico, ma questi quando sono usciti erano più un gadget o avevano anche un valore, quindi delle lenti in un certo modo e quindi avevano un costo? No, assolutamente avevano un costo, un valore, perché essendo stati prodotti dalla Lozza tuttora è una grossa azienda, all'epoca era una delle aziende leader di mercato, per cui i prodotti Lozza sono sempre stati considerati occhiali di ottimo livello, quindi di grande qualità. Allora, parliamo ancora, torniamo indietro nel tempo, no? Io mi viene in mente di comprarmi un occhiale vintage, oppure cammino e dico ma che bello, perché comunque l'occhiale vintage, lo dicevo prima alla tua compagna, ha quel fascino, gli anni 50, 60, 70, sono quelle linee un po' particolari, un po' a diva, no? Ora sono ritornati, devo dire, per le donne l'occhialone, quella goccia, un po' occhio di gatto, per l'uomo ovviamente era un po' diverso, però era la forma, il design. Ecco, io voglio comprare un occhiale di quegli anni, tu li hai, ma quello che interessa a chi compra è la montatura e quindi la lente magari usurata, perché a parte questi che sono avanzi in magazzini, quindi ragazzi sono nuovissimi, non vi dico il prezzo, ma qui in fiera è un pazzo, perché veramente sei pazzo, però oppure... Sei un benefattore. Sì, in questo caso sei un benefattore, oppure ne hai talmente tanti, perché guardate che c'è stato anni fa che anche nell'ambito dei giocattoli, che è un po' la mia passione degli anni 80, se ne trovava tanti, Sì. Però ora sempre meno. Oppure io che sono appassionato e voglio veramente un oggetto puro, lo compro anche se ha il vetro usurato, sgraffiato, eccetera. Allora, noi come politica aziendale, comunque i nostri occhiali sono tutte giacenze o di negozio o di azienda, e poi cambiamo tutte le lenti. Comunque le cambiate lo stesso? Le cambiamo, escluso quel che riguarda ad esempio Ray-Ban Bausch Lomb, cioè i vecchi Ray-Ban americani, e i Persol Ratti Torino, perché comunque le lenti di quegli occhiali là sono tuttora in regola con le attuali normative.
perché erano comunque infrangibili. Adesso con le nuove normative le lenti in cristallo, in vetro, non le potresti più usare. Faccio un esempio: con l'avvento degli airbag, cosa succede? Che se ti esplode l'airbag sul viso, rischi di rompere le lenti e di rimanere cieco, quindi non è il caso. Compro gli occhiali per vederci meglio, immagina se devo diventare cieco. Allora, io direi che questa visita con Bruno è stata, cioè, per me veramente emozionante, perché mi hai riportato un attimino indietro nel tempo, ma più che altro mi hai dato delle spiegazioni su delle lacune che avevo, perché in questa fiera mi sono ripromesso che quando esco devo sapere tutto dell'abbigliamento. Siccome tutto non credo di arrivarci, io ti vengo a trovare al tuo store, così certo. Facciamo una puntata tutta dedicata a te, e di a questo punto Casta Diva dove si trova. Allora, Casta Diva Vintage si trova a Treviso, in centro storico a Treviso, e noi trattiamo tutti gli accessori moda, quindi dagli occhiali, borse, valigie, foulard e quant'altro, e bigiotteria anche, sempre però quasi tutto giacenze di negozi, di aziende, quindi praticamente nuovo. Venite con noi, anche perché Treviso è una delle città che più adoro. Forlì, Fiera del Vintage.